Questa è Radio Serie A con RDS. Buongiorno da Alessandro Alciato. Come ogni mercoledì è arrivato il momento di storie di Serie A, però rispetto agli altri mercoledì vedete che la location è cambiata. Non siamo negli studi milanesi di Radio Serie A, ma siamo all'IBC di Lissone, nello specifico nella sala 1 del VAR Center. Perché? Perché l'ospite di oggi così si sente a casa sua, perché l'ospite di oggi è Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale della Serie A e della Serie B. Grazie Gianluca per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ti senti a casa? Sì, sì, benissimo. Allora, siccome le nostre interviste hanno una durata che deve essere precisa, allora io ti chiedo se puoi far partire tu il tempo e intorno ai 25-26 minuti quel tempo va stoppato, salvo recupero, ma anche del recupero parleremo. Gianluca, qui, due giorni fa, hai incontrato tutti o quasi tutti, diciamo gran parte degli allenatori di Serie A. Ci racconti cosa vi siete detti e come è nata l'idea di questo incontro? Ma innanzitutto ringrazio gli allenatori perché so che portarli in un giorno di pausa, il giorno dopo il campionato, non è mai semplice, invece sono venuti veramente nella stragrande maggioranza, per cui mi ha fatto veramente piacere. Era un incontro che già da due anni che pensavamo, era un'idea mia che avevo da quando ho partecipato al lavoro di tre anni fa nei club, perché credo che loro siano una parte fondamentale anche nel lavoro che abbiamo fatto con i giovani arbitri. Ho rubato molto le loro idee, specialmente dal punto di vista tecnico, e ho cercato di capire cos'è che cercavano gli allenatori di Serie A dagli arbitri di Serie A. Per cui l'incontro è stato più, diciamo, un confronto che non un incontro. Io non ho voluto dare linee nuove, peraltro non c'era niente da dare perché le linee sono ben chiare da inizio stagione. Ci siamo scambiati tante opinioni, ho chiesto la loro opinione su tantissime cose, ho preso tanti appunti perché credo che chi meglio di loro sa darci una lettura su un episodio, loro i calciatori chiaramente sono i migliori interpreti di questo, e io personalmente sono molto soddisfatto dell'incontro. Anche perché sembra di capire che la comunicazione riesca ad accorciare le distanze, anche in questo caso. Beh, oggi la comunicazione è fondamentale, noi come AIA dobbiamo assolutamente lavorare sulla comunicazione perché siamo stati per troppo tempo privi di questa parte che secondo me è cruciale e fondamentale, ma non per fare chissà cosa o per fare pubblicità, a noi ci serve spiegare quello che siamo, quello che facciamo e soprattutto come lo facciamo, perché oggi spiegare come una decisione limitarsi al corretto o non corretto è molto limitativa e anche poco rispettosa per i ragazzi che stanno qua in queste sale. Secondo me spiegare anche la fatica, lo stress che loro subiscono per una decisione, come arrivano a una decisione, sia rispettoso ma soprattutto sia importante per tutti. Anche perché serve probabilmente ad avvicinare anche il mondo arbitrale ai tifosi e alla gente, perché per tanti anni siete quasi stati visti come un mondo a parte o qualcosa di lontano. In realtà, cioè, non siete così lontani, voi siete parte del mondo del calcio. Il sogno mio, il sogno nostro è di essere parte integrante del calcio. Cioè, noi, la cosa che mi dispiace oggi, pensare a un ragazzo che viene a fare il corso arbitri, pensare che abbia in testa l'idea di far parte di un mondo diverso. Cioè, io voglio invece che chi viene a fare il corso arbitri sappia che fa parte del calcio. Uno spot dell'AIA di tanti anni fa, bellissimo, diceva che era un modo diverso di fare sport. Io direi che è un modo diverso di fare calcio, fare l'arbitro. E quindi per questo motivo credo che il miglior modo per poterlo fare è comunicare con le altre componenti. Tornando all'incontro con gli allenatori di Serie A, mi dici una cosa che tu hai chiesto loro e una cosa che loro hanno chiesto a te. Io ho chiesto loro di darmi delle indicazioni su come posso migliorare alcune interpretazioni regolamentari, soprattutto tecniche. Cioè, dove per esempio un intervento da take, un intervento sul fallo di mano, per esempio il fatto di avere diminuito, quasi tolto completamente la munizione sui calci di rigore, credo che siano aspetti che loro hanno apprezzato e hanno capito la filosofia con cui lo stiamo portando avanti, e i ragazzi, vi garantisco, l'hanno capito meglio di loro, subito appena gliel'ho spiegato. E loro ci hanno chiesto altrettanto, e quindi dobbiamo prendere noi un impegno di essere molto severi, molto duri e giusti. Però, e questo mi fa piacere, me l'abbiano detto loro, io lo trasferirò ai ragazzi, gli allenatori come calciatori vogliono arbitri giusti, non buoni. Il buonismo non paga mai. Mi hanno raccontato che soprattutto Allegri e Pioli hanno detto: noi vogliamo avere la sensazione che sia l'arbitro sul campo ad arbitrare e non il VAR. Si è discusso anche di questo? Sì, non sono loro due, anche chiaramente loro due sono stati portavoce più forti in questo, ma devo dire che è unanime la richiesta che hanno, e mi fa piacere perché la cosa che io ho chiesto dal primo giorno che sono entrato in questo gruppo ai ragazzi è di decidere in campo. Tant'è che per noi le decisioni di campo sono le fondamentali, sono quelle su cui dobbiamo lavorare per migliorarci. Poi è chiaro, il VAR è uno strumento straordinario, come vedete siamo qua in una struttura che è meravigliosa, anzi
c'è solo da dire grazie alla Lega e alla Federcalcio che ci permettono di avere uno strumento così di altissimo livello che ci invita al mondo intero, ma questo supporto, per cui l'arbitro deve utilizzare questo supporto a supporto, scusate il gioco di parole, ma non mettendolo al centro della decisione. Il centro della decisione c'è il direttore di gara sul terreno di gioco. Non tutti quelli che ci stanno guardando, ascoltando in questo momento, sanno esattamente cosa faccia un designatore arbitrale. Allora, ce lo spieghi tu, oltre a designare ovviamente, perché quello è abbastanza banale. Poi dietro c'è tutto un lavoro più complesso. Beh, è un ruolo particolarissimo. Io immaginavo che fosse faticoso e complesso, non immaginavo così. Vi garantisco che designare è l'ultima delle cose a cui in questo momento devo dare attenzione, non perché sia l'ultima come importanza, ma perché io ho un gruppo di 150 persone, tra arbitri, assistenti e VMO, per cui hai un insieme di cose da dover gestire, e prima di tutto hai i rapporti umani, cioè i rapporti con i ragazzi, perché se penso a un'azienda io devo fare l'HR prima di tutto, perché cercare risorse buone è la prima cosa che devi fare, per cui che sia in uscita o che sia in entrata, questo gruppo deve avere sempre prima uomini e poi arbitri, quindi questa è la prima cosa che devi fare. E poi gestire le momenti di difficoltà, cioè io cerco più che altro di aiutare chi è in difficoltà o chi magari a fine anno deve lasciare, piuttosto che quelli che vanno bene, a cui non serve che tu dica grandi cose. Però questa è una parte, per esempio, importante. L'altra è curare tutto l'aspetto fisico, l'aspetto mentale, e comunque avere dei rapporti, perché all'interno dell'AIA chiaramente è una struttura molto impegnativa, per cui la CAN è un po' il fiore all'occhiello dell'AIA, per cui devi essere anche da esempio. Siamo molto severi sui comportamenti. Io ho dato al gruppo delle regole chiare, ma in realtà ho chiesto di autoregolarsi. Io, quando arrivo io su una decisione, perché loro mi vengono a dire che questo elemento non è allineato al gruppo, e quando arrivo io sono problemi seri, per cui in genere sono così bravi che non arrivo mai. Però da quello che sento come feedback dalle squadre, dalla stessa stampa, insomma, nei comportamenti credo siano veramente bravi, e c'è da dirgli bravi e da fargli i complimenti. A proposito di designazioni, come nascono? Perché un allenatore manda in campo gli 11 più bravi, cioè vede l'allenamento durante la settimana e poi dice ok, questi 11 vanno in campo al primo minuto. Per te le cose sono un po' più complicate? Te lo chiedo anche pensando al fatto che tu non li puoi allenare tutti i giorni. È una giusta osservazione. Il fatto di non vederli, toccarli, passami il termine, tutti i giorni chiaramente non è la stessa cosa che allenarli quotidianamente. È chiaro che tu devi capire un po' lo stato di forma, soprattutto come stanno approcciando, anche se poi anche una chiamata di mezz'ora ti può far capire come stanno. L'obiettivo qual è? Quello di dare il miglior arbitro alla miglior partita, che non deve essere per forza la partita di cartello. La miglior partita potrebbe essere anche una Serie B che si gioca la retrocessione in C, per esempio. E quindi è trovare il momento giusto per la partita giusta. E poi noi abbiamo un grande problema, o meglio, abbiamo una grande richiesta, che è quella di fare un ricambio generazionale importantissimo. Lo stiamo facendo, ci sono un gruppo di ragazzi veramente veramente importante, ci sono dei ragazzi molto bravi e a loro va dato fiducia. È chiaro, l'ultimo weekend ci ha permesso di mandare in campo ragazzi con delle esperienze limitate, hanno fatto grandi prestazioni. Questo è una delle poche soddisfazioni che il mio ruolo mi dà in questo momento. Ma tu le spieghi le scelte ai tuoi arbitri, cioè perché un arbitro fa quella partita, o sono scelte che non si spiegano? No, non spiego le scelte del perché una partita, no, perché non c'è un motivo. Cioè, quando scegliamo un arbitro è perché serve quell'arbitro con quelle caratteristiche. Spiego perché magari non mando fuori uno, spiego magari perché in quel momento sto facendogli fare un po' più di Serie B che rispetto alla Serie A. Per esempio, magari un arbitro che non ha una grandissima futuribilità in termini di età, però è un ragazzo che si applica, fa bene in B, gli dico guarda, meriteresti la Serie A, perché noi possiamo designare tranquillamente A e B, però mi fai la B, falla bene, perché quando trovo uno spazio ti faccio uscire, ma dammi garanzie, perché chiaramente in B ho partite quasi più complesse che la Serie A. Quello è il gruppo più complesso da gestire, perché li puoi motivare, ma sai che non più di tanto, per cui devi sperare molto, e in questo devo dire grazie a loro della loro professionalità. Come si gestiscono gli umori del gruppo? Ti faccio un esempio specifico. Negli ultimi tempi si è dibattuto molto sul caso Di Bello, tu hai detto chiaramente qual era il tuo punto di vista, però al di là di quello, al di là dell'errore, che in quel caso era un errore abbastanza grande, poi dopo cosa succede? Cioè si parla con il direttore di gara, ci si sente, lo si tranquillizza? Come si gestisce l'umore nel caso del singolo, ma in generale del gruppo? Perché il gruppo, come ci hai raccontato tu e ci stai raccontando, è ampio, è fatto di tante persone. Ma diciamo, tu devi cercare di stargli vicino nel limite del possibile che puoi fare, non avendo il contatto quotidiano. È chiaro che cerchi il miglior modo per recuperarlo e mandarlo prima possibile in campo, è quello che cercherò di fare, perché come lo vedo star bene, e mi sembra, per come ci ho parlato in questi giorni, che abbia già superato il problema. È chiaro che poi, sai, quando fai un errore così ti rimangono un po' delle scorie, no? Ti rimane un po' una ferita, soprattutto
e questo mi devi credere, il primo a essere critico con se stesso è l'arbitro, per cui il primo a essere arrabbiatissimo a lui con se stesso per non aver poter aver fatto meglio, per cui l'obiettivo è cercare di rimandarlo in campo libero da scorie mentali. Questo è l'obiettivo. Probabilmente il numero grande che abbiamo in questo momento d'organico, che come sapete stiamo cercando piano piano di ridurre, permette un'uscita minore rispetto a prima, perché oggi o in generale l'arbitro è la migliore cura alla malattia, passami il termine, dell'errore, e ritornare in campo prima possibile. A Coverciano, sempre parlando di questo argomento, vi ho detto la cosa sicura è che non voglio mettere in croce Di Bello. Quante pressioni ti arrivano da questo punto di vista? Cioè, sarebbe tanto facile, no, mettere in croce un direttore di gara che sbaglia, e ovviamente non sarebbe giusto. Cioè, a volte hai l'impressione che da fuori spingano perché tu invece metta in croce chi sbaglia? Sì, a volte. L'altro giorno ho fatto un'uscita un po' forte proprio per chiedere rispetto in questo, perché un ragazzo ha sbagliato, abbiamo sbagliato tutti, io per primo, come ho detto, ribadisco, però ci vuole anche il diritto di poter sbagliare, noi chiediamo solo il diritto di poter sbagliare. È chiaro che in quel momento lì fai fatica a spiegare l'errore, perché l'errore è grande e di difficile comprensione, però pressioni per tenerlo fermo assolutamente no. Peraltro ti dico che, parlando proprio con gli allenatori, loro mi hanno detto: hai fatto bene a far così, perché se io dovessi tenere fuori un calciatore che mi sbaglia un rigore, l'ho perso. E quindi capiscono benissimo la mia esigenza. È chiaro, essendo un gruppo numeroso, essendo per fortuna tanti ragazzi che stanno facendo bene, faccio uscire chi fa bene e tengo fermo chi fa meno bene. In quest'ottica magari fa una gara in meno di un altro, però alla fine l'obiettivo è rimandarlo sul terreno di gioco prima possibile. Ti piacciono le pagelle sui giornali agli arbitri? Ma io le ho sempre guardate, le ho collezionate tutte, sono divertenti. A volte sono anche interessanti, perché ti danno uno spunto con un'opinione diversa. Poi, chiaro, le nostre pagelle sono diverse perché hanno una visione diversa, non si limitano all'episodio, però fa parte del mondo, è giusto che le guardi. È anche divertente a volte. Sì, a volte qualcuno ride un po' meno. Ma... sì, anch'io a volte, diciamo, mi sono arrabbiato profondamente, però devo dire la verità, l'ho sempre presa nel modo giusto, credo. La regola del giornalista è che devi sempre guardare l'intervistato, però qui è un po' difficile, ogni tanto mi guardo intorno. Ad esempio, mi spieghi cos'è questa cosa? Perché la sto guardando, c'è scritto Torino, Genoa, ci sono tantissimi... No, queste sono le due squadre, e poi sono i vari check che voi vedete sulla televisione, praticamente quando facciamo un controllo, per esempio, sul gol non gol, oppure, scusate, facciamo un gol sul possibile penalty. Cioè, sono un pochino la tastiera con cui il tecnico dà le spiegazioni a chi è a casa di quello che stiamo facendo, quando c'è un check in corso. Questa è la tastiera del comando, diciamo. Diciamo, se schiaccio... Niente, no, adesso niente, perché non stiamo giocando. Meno male, sennò sai che caos dopo. Senti, ne parlavamo prima. Spesso, no, un arbitro viene visto quasi come il nemico dell'allenatore o del calciatore o del tifoso. Non è una mancanza di cultura sportiva questa? Cioè, bisogna lavorare ancora tanto da questo punto di vista. È quello che stiamo cercando di fare come Associazione Italiana Arbitri, perché io rimango dell'idea che secondo noi il fatto che oggi l'arbitro sia visto in una maniera sbagliata è uno dei motivi principali per cui riceviamo le critiche. Le riceveremo sempre per categoria, per certi aspetti è anche giusto, siamo persone che decidiamo, quindi chi decide è sempre sottoposto a critiche. La cosa che mi dispiace molto, che ci dispiace molto, è il fatto che l'immagine dell'arbitro non è mai posta in maniera positiva. Cioè, io vorrei che sì, ok, facciamo notizia quando sbagliamo, è giusto che sia così, ma dobbiamo fare notizia nelle tantissime volte che facciamo le cose fatte bene, anche perché altrimenti, ribadisco, non è un problema solo di Serie A, immaginatevi tutto il panorama arbitrale italiano ma anche europeo, cioè dove i problemi dei numeri sono evidenti, perché c'è una disaffezione a questo ruolo, e il motivo nasce principalmente perché se un ragazzo deve proporsi l'idea di fare l'arbitro, deve avere un'idea che deve essere non solo arrivare in Serie A e fare Inter Milan, che è un'ambizione assolutamente legittima e che è giusto che abbia ognuno di questi ragazzi che viene al corso, ma deve pensare che va a fare un'attività in cui dice deve essere fiero della divisa che indossa. Ecco, io ai miei ragazzi dico sempre: siate fieri della divisa che indossate. E per essere fieri bisogna che ci sia anche un movimento, un sistema che ti permette di esserlo. Anche perché adesso, cioè, proprio per quello che stiamo dicendo, è quasi una missione fare il direttore di gara, e una missione invece non dovrebbe essere in un mondo ideale, in un mondo normale. Cioè, dovrebbe essere un piacere, dovrebbe essere una passione, no? che esce in tutto il suo splendore. Invece non è esattamente così ancora. È una passione indiscutibilmente, se no non lo puoi fare. Però è chiaro che per certi aspetti, viste le pressioni che hai, visto soprattutto le negatività che vengono espresse quando c'è qualcosa di sbagliato, diventa quasi una missione il dover sopportare certe critiche. Sinceramente potremmo viverle in maniera diversa, sì, quello sì.
mai capitato di sopportare a fatica qualche insulto in particolare? Perché intanto gli insulti alla fine arrivano sempre, purtroppo. Ma a me è una cosa che mi dispiace quando sento dire a volte che gli arbitri devono portarci rispetto, no? Noi il rispetto lo portiamo a tutti, cioè se io devo pensare che un arbitro non porta rispetto vuol dire che sta facendo qualcosa che è fuori dalle norme che ci siamo dati. Noi rispetto lo portiamo, sbagliamo, però non è che non portiamo rispetto perché commettiamo un errore. Io credo che il rispetto lo manca una persona se commetto quell'errore in una maniera che non è consona oppure lo faccio in maniera volontaria, tanto per essere chiari, senza girarci intorno. Se sbaglio perché mi sono preparato male, ho sbagliato e pagherò le conseguenze dell'errore che ho fatto, mi sono preparato male, oppure ho sbagliato perché ero posizionato male, ho visto male. Cioè, io non credo che quando facciamo sentire gli audio, e mi fa piacere che li facciamo sentire, capite e avete ascoltato quanta tensione c'è dietro una decisione, quanto stress c'è un barista che magari è sotto pressione. Questo è il miglior modo per dimostrare il rispetto che hanno. A volte stare un minuto e mezzo su una decisione è il miglior modo per dimostrare il rispetto che hai per l'accuratezza di quella decisione. E io devo sentire a fine partita che noi abbiamo mancato di rispetto, questa cosa qua mi fa male, mi dispiace. Hai mai visto arbitri piangere? Sì, è successo anche a me per questo, senza vergognarmi, perché quando tu fai una cosa talmente grande, talmente forte, sei talmente schiacciato dalla pressione, che ti succede? Perché un momento di cedimento è umano. Chi ha fatto l'arbitro e vi dice che non gli è mai successo, vi racconta, secondo me, sostanzialmente una bugia. E quando è successo? Adesso la partita, non voglio stare a spiegartele, ma non solo, non tanto magari il numero di volte, ma mi ha fatto male, mi ha fatto molto male. Ma tu hai parlato, secondo me hai toccato un punto fondamentale, lo stress. Lo stress magari di chi è qui proprio in questa sala e deve decidere non in mezz'ora, non in 40 minuti, ma in un tempo consono. Su questo lavorate? Si può lavorare? Ma allora, sicuramente stiamo pensando di fare un percorso con i varisti sul discorso del lavorare appunto sotto pressione, perché ci siamo accorti che il livello di stress qua è molto superiore a quello che subiscono in campo, perché vivi in un ambiente bellissimo, ovattato, ma comunque molto asettico, per cui l'empatia che tu percepisci in campo, o anche l'odio, che è un sentimento, comunque che tu percepisci in campo, lo puoi anche sfogare correndo, muovendoti, rispondendo, urlando, no? A volte sbagliando. Qui sei chiuso, sei ovattato, è una specie di implosione che hai, e quindi dobbiamo lavorare su questo, perché visto che questo ruolo lo stiamo qualificando sempre più, secondo me è una strada da percorrere in maniera forte. Ti è mai capitato di arbitrare la tua squadra del cuore? Sai, ti potrei dire di no, perché non mi è mai capitato, ti potrei dire che l'arbitro non potrà mai arbitrare la squadra del cuore per un motivo molto semplice, che quando tu fai l'arbitro, la tua squadra del cuore è la tua divisa. So che sembra una banalità, però in realtà non è una banalità, perché chi fa l'arbitro lascia, abbandona una parte, diventa un ruolo centrale, diventa l'arbitro di tutti. Se non hai questa filosofia non puoi fare l'arbitro. Per cui tu vedi a un certo punto gialli, rossi, verdi, bianchi o neri, grigi. Cioè non riesci a farti trasportare, il tuo obiettivo è la decisione, il risultato del campo e che a fine partita qualcuno ti dica bravo, perché quando tu esci la squadra che perde ti dice bravo, è una soddisfazione che è impagabile. Cioè io potessi darvi oggi, mi ricordo benissimo tutte le volte che ho finito partite di alto livello dove chi ha perso si è venuto a fare complimenti. Quello è il più bel momento per un arbitro che uno può avere. Però se tu mi avessi risposto sì, l'ho arbitrata, sicuramente, cioè io non solo avrei capito, quasi avrei applaudito. Perché? Secondo me, dimmi se sei d'accordo, è molto deprimente il pensiero comune. Ah, se un arbitro dirige la sua squadra del cuore, allora sicuramente l'avvantaggia. Mi sembra un pensiero totalmente sbagliato. Quello. No, perché ripeto, chi fa questo ragionamento è come se tu dicessi all'allenatore o a un calciatore tu segneresti alla squadra del cuore o tu alleneresti la squadra. Cioè, siamo esatto. Professionisti a questo livello che... Per certi aspetti, se uno vuol pensare al calcio romantico, è anche un peccato, no? Uno dovrebbe pensare che il sentimento prevale sul professionismo. Invece vi dico che secondo me la professionalità prevale nettamente su qualsiasi sentimento. Doveri, sezione di Roma, arbitrato la Roma, è un tabù che è caduto. È stata facile o difficile? È stata dura o meno dura arrivare a questa scelta? No, è stata facilissima, perché l'abbiamo preparata bene, secondo me. E nel prepararlo vuol dire anche capire se fuori questa scelta avrebbe avuto un ritorno positivo o no, partendo chiaramente dalle società che sono le prime che devono essere, tra virgolette, coinvolte in questo percorso. Quando ho capito che da parte dei club era solo, fortunatamente, soddisfazione di avere un professionista di alto livello, da parte mediatica, devo dire la verità, non mi ha mai creato problemi e poi non me li creerebbe a prescindere. Sentito diretti interessati nel capire se c'erano problemi o meno, perché poi ci vivi tu a Roma, non ci vivo io, mi è sembrata una scelta facile e devo dirvi la verità. Oggi, se ci pensiamo, non ne parliamo neanche più. È successo 10 giorni fa
sembra una cosa talmente normale che non ne parliamo più. E questa è una cosa positiva. Prossimo tabù da abbattere? Che venga premiato un arbitro come migliore in campo. Ah, questa è una bella idea. Sarebbe una cosa bellissima. Credo che avremo partite in cui l'arbitro potrebbe essere migliore in campo. Mi piacerebbe molto perché sarebbe un riconoscimento e alla categoria e alla nostra professionalità. Gli arbitri che spiegano le loro decisioni a fine partita, e te lo dico adesso che io non so se ho iniziato questa intervista dandole del lei e sono arrivato adesso a darti del tu o sono partito col tu, non lo so, ma adesso ci siamo dati del tu. Mi sembra che ci conosciamo da una vita, perché cioè è una chiacchierata non con un appartenente a un mondo sconosciuto, come dicevamo prima. E quindi perché non si spiegano le decisioni? Cioè, allora, parlare sapete parlare, siete gli unici che sanno esattamente cosa è successo. Ma allora io credo a caldo ci sia il problema prima di tutto perché comunque quando tu prendi una decisione per esempio disciplinare hai comunque da aspettare per correttezza il giudice sportivo, quindi comunque saresti fuori dal tema proprio corretto delle procedure. Poi a caldo sai il problema è sempre lo stesso, la domanda è si vuol sapere perché si è commesso un errore o si vuol sapere se è un errore o meno? Perché la domanda che verrebbe fatta è sbagliato o no? Sì, bene, grazie, arrivederci. In realtà mi piacerebbe, allora a quel punto vedo meglio un posticipare questo tipo di intervento, magari 2 giorni dopo, in cui ti spiego perché ho sbagliato e ti dico come è nato l'errore. Ti spiego come ho sbagliato, così io magari capisco dove ho sbagliato e dove non posso più sbagliare o comunque dove posso migliorarmi, e tu da fuori capisci che l'errore è frutto esclusivamente di una decisione sbagliata. Perché la cosa che potrei risponderti alla domanda precedente, ma lo faccio adesso, che a noi fa molto male è quando dietro una decisione percepisci che si cerca sempre di mettere in dubbio la buona fede. Ed è inutile girarci intorno, più di una volta questa cosa qua viene fuori. E quindi questa cosa qua a me fa male, a noi fa male come sistema. Quando in realtà trovo persone che sono disposte a ascoltarci, ascoltarmi, e io spiego un errore tranquillamente, pur mi fa male spiegare un errore, però io lo spiego, tu mi ascolti e dici, ah, ho capito perché, per me è la giornata ideale, perché ho spiegato come mai ho commesso un errore. Riesco a trasmettere a te una mia amarezza, perché quando io riesco a spiegare un errore, trasferisco un mio stato di ansia e di malessere a qualcuno all'esterno, che magari mi capisce. Quindi si può fare, ma è meglio non farlo subito lì a caldo. A caldo, come tutte le cose, ne parlavamo, ripeto, 2 giorni fa con i mister, è proprio questa la strategia. Il caldo dobbiamo cercare di essere asettici. Io ho chiesto loro di non intervenire, cioè di non fare commenti sull'arbitro. Anche questo è una possibilità che potremmo prendere in considerazione. Cioè, cerchiamo di far decantare 12 ore. Sono un sognatore, lo dico, va bene. No, però magari uno o due che mi vengono in mente. Vabbè, io dico a tutti, chiaramente mi rivolgo a tutti, poi ognuno farà le sue considerazioni. Abbassi la tensione, il giorno dopo, la mattina alle 8 o alle 6, perché difficilmente dormo dopo le partite anche ora, uno fa una riflessione, magari la trovi anche peggiorativa della sera precedente o, come credo io, nel 95% dei casi, hai abbassato la tensione e riesci a dare una spiegazione o a pretendere una spiegazione e a ascoltarci, che questa è la grande differenza. Invece ti volevo chiedere, la tua è una squadra ampia, ce l'hai raccontato, c'è una donna sola per adesso nel gruppo, diciamo, degli arbitri. Sì. Qualcuno potrebbe obiettare un po' pochino. Ma è un po' pochino, dipende da loro, dipende dalle ragazze, dipende da quanto, se arrivano tutte come sole ne potremmo avere 10, perché lei è preparatissima, si è inserita in questo gruppo in maniera è straordinario, non ha mai creato problemi, anzi averne di risorse così. Abbiamo anche 2 assistenti nel gruppo degli assistenti, 2 ragazze altrettanto brave, per cui anche questo aspetto, se ci pensiamo un po', oggi è superato. Cioè Sole ha fatto Fiorentina-Lecce due settimane fa, e ora vederla per le persone era normale, e vi garantisco Firenze non è un campo semplicissimo per arbitrare, eppure è stata trattata, passami il termine, bene o male come i suoi colleghi uomini. Per cui questo vuol dire, da un certo punto di vista, mi dispiace per lei, ma da un certo punto di vista vuol dire che ormai anche questa mentalità è superata. Alla fine, cioè, un arbitro donna deve avere le stesse possibilità di un arbitro uomo. Assolutamente sì, certo, ci mancherebbe. Loro fisicamente sono preparatissime, tecnicamente non hanno niente da invidiare a nessuno. Sono molto attente quando facciamo il tutto, per cui non vedo per quale motivo dovrebbero avere qualcosa in meno. Io sto guardando il tempo. Quanto siamo? 24. 24. Siamo alla fine, però qualche recupero. Ah, perché se io vado fuori tempo, poi mi metti No, no, però tempo di recupero. Adesso poi decidiamo quanto dare e siamo a posto. Dicevo, data 12 maggio 2013, hai sospeso per qualche minuto Milan-Roma per gli insulti razzisti a Balotelli. Ti chiedo come stiamo andando da questo punto di vista, sulla lotta al razzismo già sul campo, direttamente durante le partite. Ma noi abbiamo dato una linea chiara, l'ho detto inizio stagione, non voglio tornarci sopra perché credo che ci sia poco da dire. Io credo che le persone che vanno allo stadio devono sapere, devono essere consce che
il razzismo è una cosa che non può stare, in realtà non dovrebbe stare nella civiltà, ma figuriamoci in un posto dove si va a divertirci o comunque a tifare per una squadra. Per cui noi siamo prontissimi a fermare le partite, l'ho detto senza problemi, i ragazzi sono consapevoli anche perché, ripeto, veniamo da una stagione dove un paio di situazioni siamo stati etichettati come quelli che non volevano vedere o non volevano, è proprio è l'ultima delle cose che noi vogliamo. È chiaro che quella, in quell'occasione lì, nella partita, me lo fecero presente i calciatori del Milan, ricordo, e io l'ho sospesi, ma per rispetto a loro la cosa durò un minuto e mezzo e abbiamo ripreso il gioco, ma è successo altre volte, per cui io ho chiesto una cosa in più sia agli allenatori che ai calciatori, di darci un aiuto in questo, perché a volte l'arbitro è preso dalla partita, sei concentrato e non senti, quindi tu rischi di passare, di essere l'unico che non si rende conto di una cosa e dici, magari esci fuori e succede un esempio. L'esempio classico è stato quello di Spezia Torino l'anno scorso, in cui Juric chiese al quarto di avere un'attenzione su quella materia, noi abbiamo sospeso, la cosa è finita lì e abbiamo risolto. L'indicazione è sospendere subito? Assolutamente sì. Perfetto. Io personalmente, adesso parlando di tempi di recupero, veramente siamo alla fine. Io mi sorprendo ogni tanto quando ci sono critiche accese ai tempi di recupero, i cosiddetti maxi recuperi, però in realtà l'indicazione di Collina, capo degli arbitri della FIFA, è stata chiara, cioè si recupera il tempo che si è perso, ad esempio con le esultanze esagerate. Quindi tu come ti spieghi tutte queste critiche? Sai, il mondo è fatto per criticare, no? Sempre su tutto. Fai una cosa e ti criticano puntualmente. Noi abbiamo detto che saremo molto attenti nei recuperi, li abbiamo già visto nelle prime 3 giornate con tempi di recuperi quasi sempre sopra i 10 minuti, tra primo e secondo tempo, comunque 7, 8, 10, ci sono state gare con 13 minuti. Io ho detto loro recuperate il tempo che va recuperato, pur sapendo che nel regolamento c'è stato fatto un upgrade relativo alla segnatura di una rete, per cui qualche minuto in più verrà fuori sicuramente. Siamo molto contenti del tempo effettivo, che stiamo superando i 56 minuti e mezzo, siamo prossimi ai 57, ho visto quest'ultima giornata, è stata veramente positiva. Non deve essere un'ansia, per cui non siamo noi a dettare i tempi di una partita, e anche su questo mi riallaccio agli allenatori che hanno detto siamo noi a dettare i tempi di una partita. Io l'ho sempre sostenuto e lo confermo, cioè l'arbitro deve essere bravo a gestire la partita che si trova di fronte, ma il tempo, la quantità di gioco effettivo, la qualità del gioco effettivo dipende molto da loro, noi siamo solo semplici operatori in questo. Anche se pensi ad esempio il numero di falli che ci sono in una partita. Per esempio, sì sì. Guarda, avrei altre 1000 domande, ma tu in quanto arbitro devi decretare la fine di questa intervista, perché siamo arrivati a 27:23, per cui direi che un minuto e mezzo di recupero siamo sotto la media. Grazie mille, è stato un piacere ed è la dimostrazione che, no, quando gli arbitri parlano è sempre un piacere ascoltarli. Grazie a voi, Gianluca. Grazie mille. Questa è Radio Serie A con RDS.